Benvenute a tutta tutti sul canale. Come vedete dalla location mi trovo in bagno nel Lab Tour Grand Resort, che è praticamente l'albergo di Dubai dove siamo in questo momento e è strepitoso. Poi magari vi faccio vedere meglio, ma adesso sono qua in bagno per farvi vedere che cosa c'è nel mio beauty da viaggio, insomma quello che mi sono portata in vacanza. Vi faccio vedere solo il beauty a livello di creme eccetera, mentre poi vi farò il video sul mio beauty makeup e sulle mie creme solari, insomma eccetera eccetera. Quindi adesso vi faccio subito vedere che cosa mi sono portata. Vi faccio una panoramica generale del bagno. Aspettate che ve lo faccio vedere. Vabbè, qua c'è il classico WC con quattro, abbiamo delle cosine di utilità. Asciugamani che abbiamo usato, qua c'è uno specchio di quelli che si vedono doppio, qua c'è tutto lo specchio con l'appendino e qua abbiamo la vasca da bagno con doccia, quindi veramente molto bello, tutto fatto in marmo. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa mi sono portata dietro. Lasciamo a parte i pennelli che poi vi farò vedere nel video del beauty, vi faccio vedere cosa ho portato. Allora, aspettate, qua ci sono le cose di Andrea che le sposto. Allora, cosa ho portato? Ho portato questo beauty gigantesco di Yves Rocher, dove dentro ci sta veramente tantissima roba, e vi faccio vedere che cos'ho. Allora, ho portato come profumo per me questo Miss Dior Blooming Bouquet nella versione roll-on, che è comodissimo, poi appunto un formato piccolo, quindi non sta a pesare tantissimo. Poi ho, che avevo in borsa nel bagaglio a mano per il viaggio, questa creme demente che è il Colluttorium pastiglia di Lush, comodissimo. Poi ho per la notte questa crema di Yves Rocher, l'Elixir Jeunesse Sleeping Care, che avevo già fatto una recensione e mi trovo benissimo con questa crema. Per il giorno invece utilizzo questa di Bionique Defense Sun Protezione 30, antilucidità. E mi piace un sacco perché è leggera e fantastica. Poi ho deodorante in stick, questo è un invisibile antimacchia effetto asciutto, sapete che mi piacciono i deodoranti che non lasciano macchie nei vestiti. Come crema mani ho Andy, questa della linea Gabriela Beauty, che adoro. Adoro perché sa di marshmallow, ma non è quel dolce stucchevole, veramente fantastica. La mia Tangle Teaser da viaggio con il suo coperchietto che la protegge. Poi ho questo olio di Yves Rocher, Monoide Tahiti, anche di questo avevo già fatto una recensione, è fantastico, lo adoro perché ha un olio secco e non unge. Acqua micellare di Garnier, sempre questa in mini size, da 100 ml. Latte detergente per il viso, questo di Veleda, che ho acquistato da Nutino insieme a questa. Poi vi faccio vedere cosa ho qua dentro, non ho ancora svuotato tutto. Allora, qui ho le salviettine della Olay, quelle che praticamente a contatto con l'acqua fanno la schiuma, si attiva il detergente e vi struccate benissimo. Questi sono i due patch, quelli che si mettono nelle magliette per non sudare, insomma per salvare le magliette magari bianche dal sudore. Vabbè, le mie pillole. Poi ho questi dischetti di cotone che ho recuperato al resort e al deserto. Poi ho altri dischetti di cotone che mi sono portata dietro io. Poi ho un po' di bustine di solvente leva smalto, questo qua rimuovi smalto, perché ho lo smalto nei piedi dato che volevo poi cambiarlo con quello rosso, le ho portate dietro, c'era un po'. Poi ho il Compid che serve per le ciocche, è fantastico da mettere nei piedi così non vi vengono ciocche, non vi vengono calli, insomma con le scarpe magari col tacco favoloso. Poi ho una lametta che ho preso sempre al resort nel deserto, perché faccio la ceretta abitualmente, ma se avessi bisogno andando comunque un'altra settimana al mare ce l'ho se mi serve. Un mini dentifricino, anche questo ho preso al resort nel deserto. Una pinzetta, una limetta con uno sfinge cuticole che ho preso anche questo nel resort nel deserto. Il mio contorno occhi che mi piace tantissimo, questo qua di Givenchy, l'Hydra Sparkling, ed è, aspettate che sporco, ed è fantastico veramente perché rilascia un contorno occhi idratatissimo, luminoso e rinfrescato, mi piace un sacco questo qua di Givenchy. Poi ho questa maschera per capelli della Nash Argan che faccio prima di lavare i capelli. Poi ho questa crema per i capelli della Caviar CC Cream, favolosa, l'ho già usata, è fantastica, li lascia morbidi, profumati,
fantastica, ve la consiglio. Scusatemi, l'avevo presa su Amazon. Poi qua dentro, che andrebbe in realtà con i pennelli, ho questo cavocchino di Chanel. E poi ho due bustine di colluttorio, questo qua l'Ultra Dex, colluttorio alla menta per l'igiene quotidiana di denti e gengive. E poi qua dentro direi che non c'è altro. Rimettiamo via queste cose qua. Ok. Ok, quindi questa, ah vabbè, vi faccio vedere già che ci sono anche le cosine di Andrea, questo è un dopo barba, il suo profumo, il Dior, il deodorante, tutto il resto ce l'ho ancora di là. E niente, questo è tutto quello che mi sono portata in vacanza come beauty, diciamo, di creme, eccetera. Poi vi faccio vedere bene il solare e tutto il resto. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Vi ricordo che sul canale è attivo il giveaway. Ah, tanto vi faccio vedere il mio outfit di oggi che andiamo ad Abu Dhabi. Ho questi pantaloni morbidi larghi perché non si possono far vedere le forme all'entrata della moschia. Ho questa maglia senza maniche, ma dovrò mettere sopra una giacchina. La mia collana con le stelline, questi orecchini a cerchio, il mio orologio Casio e direi basta. E nulla, spero appunto che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo, come vi stavo dicendo, che sul canale è attivo il giveaway, quindi andate a vedere perché fino al 14 maggio è attivo e nel video, oltre a vedere quello che regalo a chi sarà il fortunato vincitore o vincitrice, vedrete anche le modalità per partecipare, quindi iscrivetevi al mio canale e alla mia pagina Instagram. Ma se non avete Instagram, non preoccupatevi, basterà l'iscrizione al canale e il commento sotto al video, che è quello che mi aiuterà nell'estrazione. E nulla, io vi saluto, ci vediamo allora al prossimo video e buona giornata. Ciao!